crisi in Grecia è pesante. Tutti gli europei devono aiutare i greci. Il salvataggio della Grecia è costato molto di più all'Italia che non alla Germania o alla Francia. Cosa voti il 25 gennaio? Syriza. Perché? Perché non c'è più fiducia nel sistema politico in Grecia. Sarebbe anche auspicabile che una grossa crisi spazzasse via tutto uno. Il problema è che rischia di fortificare sempre di più gli stessi, insomma. In Italia, e lo dico con paura, non abbiamo ancora sperimentato le cure della Troica come le hanno sperimentate in Grecia e in Spagna. Terremoto politico in vista Atene, dove l'uomo nuovo Alexis Tsipras promette di restare nell'euro ma rivoltando i parametri della tecnofinanza. Grecia, Spagna, Italia, guardo i nostri inconfondibili panorami mediterranei, i nostri paesi presepe e mi chiedo se fosse proprio l'Europa del Sud, magari coi suoi nuovi leader, a ribellarsi nel 2015 contro le politiche dell'austerità dietro a cui si è trincerata la Germania. Provate a immaginarvi Syriza seguita poi dagli spagnoli di Podemos che sopravanzano sulla stessa linea i popolari e i socialisti di Madrid. Come reagirebbe l'Unione Europea? Ma prima ancora, da che parte starebbe l'Italia di Renzi, cioè il più indebitato fra i paesi mediterranei? Non stupitevi dunque se il viaggio europeo di Fischi al Vento prende avvio da una contrada sperduta dell'Alta Irpinia, Calitri, provincia di Avellino, dove incontro un artista che non a caso ha scelto la Grecia come sua seconda patria, sulla scia delle melodie popolari del rebetico, Vinicio Capossela. E cominciamo proprio da questo cielo così luminoso di gennaio in Alta Irpinia. Fa venire voglia di facile retorica forse sul cielo del Mediterraneo, sul cielo del sud. Tu quando sei a Calitri ti senti anche un po' in Grecia, senti una vicinanza. Non c'è un posto che più universalmente ci parla dell'uomo, soprattutto per noi che apparteniamo a questa cultura fondante mediterranea, no? Sono luoghi nostri che forse non sono vasti, ma sono sicuramente profondi. Eppure non vale l'economia tutta questa cultura universale che promana dalla Grecia. L'anthropos, l'uomo greco, oggi è l'uomo indebitato. Dunque, io ho fatto un lavoro, un libro, si chiama Tefteri. Tefteri significa quaderno d'appunti, però significa anche il libretto dei conti quando si va dal macellaio, dal cosa, si lasciano dei conti in sospeso, no? E mi piaceva che questo concetto del debito fosse un po' applicato alla nostra vita più spicciola, perché qua si parla di debiti che sono quasi astratti. La mia impressione è che nel caso della Grecia, ancora più che in altri luoghi che sono ugualmente toccati dalla crisi, c'è più questo sentimento quasi, appunto, non dico della colpa, ma del sentirsi accerchiati, anche di vivere questa intimazione al debito proprio come una specie di colpa, ma anche di qualcosa a cui ribellarsi, qualcosa per cui la Troica significa una cosa, non significa Unione Europea, significa qualcosa di oppressivo, qualcosa. Mi incuriosiva capire cosa significava, soprattutto per i giovani, oggi suonare una musica così anarchica, ribelle come il rebetico. Ζηλιάρι τα σου μάτια με έχουν ξετρελάνει.
una musica che viene da un'altra crisi, la crisi del 22, ora crisi è anche questa una parola greca, no? Viene dal verbo crino, che significa separare, cernere, dividere, in ultima analisi scegliere, no? E quindi nella crisi, cioè si è obbligati insomma di più a fare delle scelte, a scegliere di cosa essere fatti, soprattutto nel momento in cui tutto quello che ha stabilito un valore alle cose, il denaro, viene meno. Dentro a questa crisi, quando giravi in Grecia inseguendo il rebetico, i suoi locali, i suoi creatori, hai visto nella povertà anche formarsi così una vita alternativa, o è solo disperazione? Per esempio, no, io disperazione non ho trovato mai, ho trovato piuttosto rabbia a volte. Mi ricordo una coppia di ragazzi che dice: preferiamo avere rabbia piuttosto che avere paura, perché io credo che tutto il messaggio completo, complessivo, è quello di incutere paura. Io penso che si parli di uno spirito. C'è un caro amico che disse una volta: se la Merkel venisse qui stasera, indicava Piazza Aristotelus a Salonico, dice, la troverebbe piena di gente questa piazza. Dice: accidenti, allora hanno ancora soldi da spendere. Mi dice: ma non è la questione dei soldi, è il nostro bisogno di vivere. Perché hai deciso di chiamare In debito quel film documentario che hai realizzato in Grecia con Andrea Segre? In debito. Beh, In debito è stata un'idea di Andrea Segre, perché poneva sì l'accento sul debito, ma con la in davanti, in debito tutto attaccato, significa qualcosa di non dovuto, qualcosa di inopportuno, anche illegale, qualcosa, un'appropriazione indebita, no? Si dice quando e alla fine questi esempi di resistenza umana sono cose appunto indebite, cioè c'è qualcosa che non è dovuta. Quella musica, il rebetico, è una forma di resistenza umana? È una forma di resistenza, sono convinto di questo, perché è quello che mi sono chiesto, ho detto: che attualità hanno queste canzoni vecchie di 70-80 anni, fatte da gente che viveva ai margini, che però cosa aveva? Del suo codice di comportamento aveva tutta la sua ricchezza, no? Non sono soltanto i soldi o le categorie sociali, io posso anche vivere al margine, però secondo la mia visione delle cose. No, questo secondo me è il messaggio più forte di quello che era una volta il mangas, l'uomo d'onore di questo genere. Era una musica che non esprimeva soltanto una musica, ma un modo di vita. Ci sono tante altre musiche nel mondo che sono musiche di assenza e che hanno avuto una genealogia simile, sono figlie di una separazione e che è di un modo di vivere, no? Il primo tango, la morna capoverdiana, il fado, ma anche molta musica napoletana, quando c'è una collusione anche con un modo di vita, no? Il blues, certo. Il primo blues, quello sono musiche che ti ricordano che qualcun altro ha sofferto, è stato in difficoltà prima di te, e quindi hanno questa forza di ricordarti di una fierezza, di qualcosa che non ti può essere tolto. Questo Tsipras e questo movimento di Syriza, che invece è un insieme di esperienze, una galassia, diversissime tra loro, che caratteristica culturale ha? Posso dire che molti delle persone che conosco, degli amici, trovano speranza in un movimento come Syriza, e hanno impiegato molte delle loro energie e hanno vissuto come un po' una sconfitta il fatto che nelle ultime elezioni, quelle ricordiamo nel 2012, queste elezioni furono anche lì segnate da una grande ingerenza e pressione internazionale, quasi come a dire: se non votate i due partiti che vi hanno portato poi fino a questo punto, no? Sarete fuori dall'Europa, fuori dall'euro, fuori da tutta una serie di pressioni, per cui sembrava che, ecco, un voto responsabile fosse soltanto
quello destinato a questi due partiti, che invece fosse un voto irresponsabile quello di appoggiare Syriza. Questo non è molto corretto, perché in realtà Syriza non è un movimento estremista, penso che allo stato attuale raccolga un po' tutti quelli che non si riconoscono nell'operato di questi due partiti tradizionali. Non è un movimento nazionalista. Non è un movimento nazionalista. Non è un movimento nazionalista greco contro l'Europa. C'è forse dietro un'idea alternativa di Europa sociale? È un movimento che ha una sua vitalità e che propone delle soluzioni, non soltanto un antagonismo. Io penso che il popolo greco sia in realtà il popolo più anarchico d'Europa nell'animo, nel senso che, secondo me, dall'inizio un popolo che ha inventato il politeismo ha inventato cosa? Il diritto di essere, ha riconosciuto il diritto di essere molte cose anche opposte contemporaneamente. E spesso queste cose sono tutte insieme, non è che siamo soltanto tristi o soltanto festaioli o soltanto lavoratori, siamo tutte queste cose. Questo è l'insegnamento più grande, io credo, della natura greca, e io penso che in generale questa componente di vitalità anarchica sia una delle cose migliori. È un peccato che da molto tempo tutto quello che c'è di buono in questi paesi dell'Europa, soprattutto del Mediterraneo, abbia come unica soluzione l'immigrazione. Così la culla della civiltà europea è divenuta anche il drammatico epicentro di una crisi all'apparenza senza via d'uscita. Con una particolarità: in Grecia non prevalgono, come nel nord Europa, i nazionalismi di destra. Ettore Livini, inviato di Repubblica, ci racconta cosa sta succedendo. Nel 2009 la Grecia è stata la miccia che ha scatenato la crisi dell'euro. Oggi Atene è di nuovo l'arbitro dei destini del vecchio continente. Domenica 25 gennaio il paese va alle urne, dopo 6 anni di austerity che hanno bruciato un quarto del PIL. Hanno tagliato le pensioni, hanno aumentato la tassazione, hanno messo le tasse sulla prima casa, sulla seconda casa, eccetera, eccetera. Ormai non si vive più. Cosa voti il 25 gennaio? Syriza. Perché? Per cambiare. Vuoi che la Grecia stia nell'euro? In diverse condizioni sì. Il vero problema per i greci non è se uscirono dall'euro, ma il prezzo che hanno pagato per rimanere nella moneta unica. Stipendi tagliati del 30%, come le pensioni. Disoccupazione al 26%. 5 anni fa il reddito medio di una famiglia era di 24.000 euro l'anno. Ora è sceso a 19.000. Il dilemma nelle case del paese è far quadrare i conti, a cominciare da come mettere assieme ogni giorno pranzo e cena. Cosa ti aspetti dalle elezioni che stanno arrivando il 25 gennaio? Non aspettiamo niente. Perché? Perché non cambierà niente. Cambiano le persone, però la storia è la stessa. Negli ultimi 5 anni i tagli cosa hanno cambiato della sua vita personale? Mi hanno perso il sorriso. La stessa gente che vedevo da 30 anni fa, quando tutti avevamo i soldi, la vedo anche adesso che non hanno di pagare, ti prendere 1 chilo di carne. Ci troviamo all'Agorà e, come puoi vedere, è vuoto. La gente è davvero in grande difficoltà. I salari sono molto bassi e le tassazioni molto elevate. Le persone hanno paura a spendere. Non si sa cosa succederà nei prossimi anni. A dire il vero, non si sa nemmeno cosa succederà dopo il 25 gennaio con il nuovo governo. Ognuno di noi è sotto pressione per il futuro della Grecia. Nessuno però vuole tornare indietro ai tempi di Nea Democrazia e alla sua gestione della cosa pubblica. La spaventa l'eventualità di uscire dall'euro?
Se succedesse, probabilmente ci sarebbero molti problemi nell'arco dei primi 2 anni, ma sarebbe meglio per la Grecia. Lei che lavoro fa in Grecia? Medico. Medico. E com'è cambiata la sua vita negli ultimi 5 anni? Si è peggiorata un po'. La crisi in Grecia è pesante. Tutti gli europei devono aiutare i greci. Samaras deve vincere. Alexis Tsipras dice che vuole rimanere nell'euro. Io lo credo, lui, personalmente lui, non le altre porzioni del partito di Syriza vogliono rimanere in Europa, in Grecia. Si devono fare i cambiamenti. La crisi è finita, dice il premier Antonis Samaras, leader del centrodestra. Nel 2015 la nostra economia tornerà a crescere. La gente però questa volta sembra pronta a dire basta e ad affidare il suo voto e le sue speranze al vento del cambiamento della sinistra di Syriza. Questa è la tana del lupo che sta facendo tremare i mercati. E Vassilis Primigiris, candidato di Syriza, è una delle anime storiche del partito che si prepara a sfidare i falchi. 5 anni fa avevate il 4%, oggi incrociate le dita, fate quello che volete, ma sperate di arrivare al 30-35% dei voti e sarete con ogni probabilità il primo partito greco. Cosa è successo a Syriza e cosa è successo in Grecia, da dove arriva questo consenso? La stragrande maggioranza del popolo greco ha parlato molto chiaramente, si è spostata a sinistra. Non abbiamo il fenomeno che tutto il dissenso a queste politiche neoliberiste non sono andate come in altri paesi nella destra o nell'estrema destra. Sono tanti gli elettori che sono di destra, no? Non sono diventati da un giorno all'altro di sinistra ovviamente, però che non riescono a capire queste politiche, che sono politiche suicide per il nostro popolo. Non possiamo essere un protettorato della Germania. Quello che succede in Grecia, prima o poi, succede in tutti gli altri paesi dell'Europa, soprattutto del sud Europa. E cerchiamo insieme con altre forze di sinistra progressiste in Europa, e non soltanto di sinistra. Vediamo che settori della borghesia nazionale in Italia, in Francia, in Spagna, cercano di trovare soluzioni diverse dalle politiche di austerità della signora Merkel. Chi sono i vostri alleati in Italia? I nostri alleati in Italia è il grande partito comunista italiano, che purtroppo non c'è in questo momento. A parte i scherzi, ovviamente i nostri alleati sono i nostri compagni di Rifondazione Comunista, i nostri compagni della SEL, però sono migliaia e migliaia di italiani che si sentono di sinistra, che in questo momento, penso io, non sono rappresentati adeguatamente da queste forze. Speriamo molto presto, come è successo in Spagna con il partito di Podemos, come è successo in Grecia con Syriza, speriamo che molto presto anche in Italia uscirà un nuovo soggetto politico. Antonis Samaras, il premier greco, ripete alla noia un solo concetto: o votate nella democrazia, cioè il centrodestra, il partito che vi ha governato negli ultimi 5 anni, o vi cacciano dall'euro ed è il caos. Noi vogliamo cambiare le cose in Europa dentro la zona euro, non fuori dalla zona euro. Ma sappiamo molto bene che anche quelli che hanno la mano forte nella zona euro non possono cacciare facilmente la Grecia. Il nostro debito pubblico non è possibile di essere amministrato in questo momento. Il nostro popolo non ha la forza di pagare questo prestito. Allora, che cosa vogliamo fare? Di tagliare una parte di questo debito, come hanno fatto con la Germania 40 anni fa. Misurare le conseguenze che la rivolta greca potrebbe innescare fra Bruxelles, Francoforte e Berlino, salgo al 27° piano del grattacielo Unicredit di Milano. Il
presidente di questa grande banca italo-tedesca è un uomo di frontiera, Giuseppe Vita, emigrante siciliano divenuto top manager in Germania. Giuseppe Vita conosce bene gli umori del paese dell'austerità. Fra l'altro presiede anche il comitato di sorveglianza della casa editrice Springer, quella che pubblica il grande quotidiano popolare Bild Zeitung. Presidente Vita, non ha il timore che siamo giunti a un punto di rottura fra i paesi mediterranei e le politiche europee, della Germania in particolare? Le elezioni in Grecia potrebbero funzionare da detonatore di una rivolta, di una rottura, o non c'è questo pericolo? E in teoria sì, io non credo però che la Grecia uscirà dall'Europa per tantissimi motivi. Primo, perché in effetti entrare nell'euro è una strada a senso unico e non è prevista l'uscita dall'euro. Secondo, la Grecia è un paese piccolissimo e un'Europa senza la Grecia sarebbe un'Europa senza radici. Infatti non si parla di uscita dall'euro, si parla di richiesta di rinegoziare il debito. Se vogliamo fare un'Europa che sia veramente forte, è un'Europa che deve dimostrare una certa solidarietà. Nei confronti della Grecia è stata dimostrata questa solidarietà. Certo, era facile nei confronti della Grecia perché è un paese relativamente piccolo, sarebbe più difficile se una situazione di questo genere si verificasse per un paese grande, medio grande. Qual è stata la polemica greca nei confronti della Germania? Avete soltanto sistemato i crediti delle vostre banche. Il problema della Germania è che, primo, non ha dei fondi infiniti, secondo, non può dare soldi solo perché uno stende la mano. Guardate che la Grecia non è stata salvata solo dalla Germania, è stata salvata anche dall'Italia, è stata salvata dalla Francia, dalla Spagna, e alla fine il salvataggio della Grecia è costato molto di più all'Italia che non alla Germania o alla Francia, perché i soldi della Germania dati alla Grecia sono ritornati nelle casse delle banche tedesche, i soldi dati dalla Francia alla Grecia sono ritornati a pagare in parte i debiti delle banche francesi, i soldi dall'Italia e dell'Italia sono rimasti lì come aiuto alla Grecia. Quello che noi dobbiamo fare, lo dobbiamo fare perché è necessario, non perché ci viene chiesto dalla Germania piuttosto che dalla Troica. O noi riformiamo, e mi pare che Renzi si sta muovendo in questa direzione fortunatamente, il mondo del lavoro, riformiamo il mondo del fisco, della giustizia, il rapporto con i sindacati, diciamo tante cose che nel passato non abbiamo fatto. L'Italia dà oggi l'impressione di una nazione che è rimasta ferma a riti che forse andavano bene tantissimi anni fa. Lei dice che l'Europa è disposta ad aiutarci, sì, se noi dimostriamo di meritarcelo, mi scusi la sintesi. Sì, sì, è così. Immagino che lei pensi innanzitutto alla Germania, dove però ci sono anche esplicite e autorevoli posizioni contrarie a una linea di aiuto, di flessibilità. Il presidente della Bundesbank, Weidmann, continua a ripetere di no. È ovvio che Weidmann ha un compito e rappresenta una banca centrale, però sono 18, adesso 19 le banche centrali, quindi io dico non è possibile che solo Weidmann abbia ragione e 18 abbiano sempre torto. Il falco dell'austerità Weidmann rappresenta anche il pensiero della cancelliera Merkel, del ministro Schauble? Beh, è una domanda a cui è difficile rispondere, perché è ovvio che sia la cancelliera, sia che lo ha scelto tra l'altro, sia Schäuble che il suo diretto superiore non possono smentirlo chiaramente, quindi magari secondo me è un gioco delle parti. Tu rappresenti la Bundesbank e quindi devi andare avanti perché questo è il mandato della Bundesbank. Noi poi come politici possiamo essere più o meno d'accordo con quella che è la politica della BCE, quindi fino di Draghi. Fino al punto di votare contro o comunque di accusare
Draghi di essere un governatore troppo italiano della Banca di Francoforte? Questa è un'accusa che Draghi non accetta, non perché lui non ami l'Italia, ma perché lui si sente veramente al di sopra delle parti. Anzi, io a questo proposito vorrei dire che Draghi entrerà nella storia come quello che ha salvato l'euro, malgrado tutto. Assieme, dico io, anche con la signora Merkel, anche se la Merkel non può dirlo in maniera così esplicita, ma parlando a quattro occhi con la Merkel dice che all'euro non c'è nessuna alternativa e a un'Europa anche politicamente più integrata non c'è nessuna alternativa. C'è chi raccomanda molta precauzione sulla Grecia pensando al debito italiano. Se si costituisse il precedente di una moratoria, di una rinegoziazione sul piccolo debito, relativamente piccolo debito greco, quello italiano potrebbe essere deflagrante per l'economia. Salterebbero i parametri di tutta la società moderna. Cioè, se non c'è più la certezza di riavere quello che io metto a disposizione di altri, non metto più a disposizione nulla. Significa la paralisi totale, sarebbe una catastrofe inimmaginabile. Quindi i debiti è giusto farli, ma nell'ambito della possibilità di ripagarli. Non possiamo vivere alla lunga al di sopra delle nostre singole capacità. Maltese, succede che in Europa del Sud, in due grandi paesi come la Grecia e la Spagna, è in atto una sorta di rivoluzione del sistema politico a danno, quanto pare, delle forze del centrosinistra europeo più classico, col rischio che sparisca il Partito Socialista in Grecia e in Spagna che venga sorpassato da Podemos. Come mai in Italia non c'è niente di simile? Un motivo è che secondo me in Italia, e lo dico con paura, non abbiamo ancora sperimentato fino in fondo le cure della Troica come le hanno sperimentate in Grecia e in Spagna. Maltese, succede che in Europa del Sud, in due grandi paesi come la Grecia e la Spagna, è in atto una sorta di rivoluzione del sistema politico. Come mai in Italia non c'è niente di simile? Un motivo è che secondo me in Italia, e lo dico con paura, non abbiamo ancora sperimentato fino in fondo le cure della Troica come le hanno sperimentate in Grecia e in Spagna. Perché stiamo parlando di due paesi che in pochissimi anni, 4-5 anni, Grecia e Spagna, hanno visto crescere questa enorme opposizione sociale prima che politica. L'altro motivo è che abbiamo probabilmente gruppi dirigenti politici non in grado di accogliere questa domanda, che però già c'è, insomma. Vanno in crisi i partiti socialisti nei paesi mediterranei, mentre in Italia si rafforza il Partito Democratico, che fa parte della stessa organizzazione europea. Sì, c'è una parte di consenso di Renzi che ha le stesse ragioni, aveva almeno, poi bisogna verificare oggi, le stesse ragioni che hanno portato alla crisi degli altri partiti socialisti, cioè la volontà di rinnovare e la volontà di fare una politica socialista davvero riformista. Poi in realtà la tragedia del PASOK, glorioso partito socialista greco che ha fatto resistenza ai colonnelli, e la crisi del PSOE, dei socialisti spagnoli, nascono da delle scelte politiche, che sono scelte politiche di, in alcuni casi, di governare insieme alla destra, come accade in parte anche in Italia, come accade ormai praticamente in tutta Europa. Le larghe intese. E dall'altra parte di aver sposato delle politiche liberiste culturalmente, che sono politiche che producono degli effetti devastanti. Che differenze vedi tu che li hai incontrati tra Tsipras in Grecia, Iglesias in Spagna e il nostro Beppe Grillo, che pure ha conquistato in una volta solo il 25% dei voti, pure lui, li ha spesi forse poco nel... Posso.
scena politica, Mario. Vorrei essere scortese, conosco Beppe Grillo da tanti anni. Una differenza culturale enorme, nel senso che sia Alexis Tsipras che Pablo Iglesias è un docente universitario molto colto, molto abile, anche a volte populista nelle note. Alexis Tsipras è altrettanto un ingegnere, ha una formazione più scientifica. Beppe Grillo è un orecchiante, lo è sempre stato. Dal punto di vista politico, io credo che di là ci sia un profondo radicamento nella cultura di sinistra, anche se Podemos non usa neanche più la parola sinistra. E in Italia tu vedi una figura che in qualche modo possa somigliare a Tsipras o a Iglesias? C'è una figura che incarna molto bene il tipo di protesta che è cresciuta in questi anni a sinistra, che è quella di Maurizio Landini. Sicuramente la incarna al massimo livello e potenzialmente anche un leader politico con il carisma di Iglesias e di Tsipras. La questione è che lui vuole fare il sindacalista, non vuole fare il leader politico. Ammettiamo che Tsipras e Syriza vincono le elezioni in Grecia e aprono la vertenza per rinegoziare il debito greco. Mettiamo che a fine anno anche Podemos vince le elezioni in Spagna. Chiede la stessa cosa, quindi sono due grandi paesi mediterranei che si rivoltano contro i codici, le leggi, i trattati europei vigenti. Te lo vedi un Matteo Renzi che improvvisamente dentro questa emergenza economica si allinea agli altri paesi mediterranei e sceglie la linea della rivolta come Tsipras e Iglesias? No. Matteo Renzi corrisponde a una tendenza dei socialisti europei a fare grandi coalizioni, a sposare politiche liberiste, che è una tendenza che adesso è al massimo, diciamo, di espressione. Quindi io credo che non lo farà mai. È uno che fa più o meno quello che gli si chiede di fare e che ha una straordinaria abilità nel venderla bene all'opinione pubblica. Sta facendo una politica che è la politica decisa dalla BCE, dal Fondo Monetario e dalla Merkel. Quanto sarà il debito pubblico italiano l'anno prossimo? Quando ha cominciato Monti era il 120%, un po' di più. Adesso sono passati anni di sacrifici e il debito pubblico è 135%. È un debito pubblico che non è più sostenibile ai tassi di mercato. Allora, che cosa faranno i governi? Secondo me la vittoria della Grecia e la proposta di Tsipras di discutere in una grande conferenza il debito pubblico europeo è una via d'uscita, perché l'alternativa è il fallimento, è il default. Se sommiamo il debito pubblico a quello privato, superiamo il 300% di PIL, cioè siamo in una condizione in cui i fondamentali non reggono. E salterà tutto, salterà l'unione monetaria, ma non perché qualcuno va via dall'unione o va via dall'euro, ma perché non regge la costruzione. Si dice che in segreto già un paio di volte Tsipras si sia incontrato con Mario Draghi. Secondo te come reagirà un'eventuale vittoria di Syriza la Banca Centrale Europea? A me risulta che Tsipras abbia cercato di incontrare tanti, ha cercato di incontrare due volte Matteo Renzi, per due volte gli è stata chiusa la porta in faccia. Cioè in realtà... Mi confermi che si sono parlati? Anche a me risulta che si siano incontrati. C'è un'attenzione di un mondo che Draghi rappresenta e che è dimostrata anche da alcune posizioni. Il Financial Times ha detto per esempio che sul debito pubblico è probabile che abbia più ragione Tsipras che non la signora Merkel. E io credo che sulle questioni del debito Mario Draghi abbia una posizione che nei limiti della sua figura istituzionale è una posizione molto diversa e molto critica rispetto alle scelte che sono state fatte in questi anni. Sul fallimento delle politiche di Angela Merkel, sul fallimento di queste politiche, io credo che ci sia una base di dialogo. È impensabile che i paesi mediterranei non paghino i loro debiti, sostiene Vita.
per stare in Europa devono fare i conti con i loro vizi strutturali, anche se ciò comporta una sofferenza sociale difficilmente sopportabile. L'inviato di Repubblica Ettore Livini ci conduce dunque in mezzo alle contraddizioni di una burocrazia corrotta, di politiche sociali divenute troppo costose, di un'evasione fiscale record. Ma intanto a Atene ci sono quartieri come Perama, dove quasi una persona su due è senza lavoro. Una volta qui lavoravano 10.000 persone, nel 2008 erano 5.000, ora ne sono rimaste 300. Guardi i moli, un tempo era pieno di gente, adesso non si muove più nulla. Quasi tutte le barche che vede sono solo qui parcheggiate per passare l'inverno. Io ora lavoro in comune e ogni giorno arrivano a chiederci aiuto decine di persone cui mancano i beni di prima necessità. Oltre alla crisi dei cantieri, c'è stata quella dell'edilizia. Ci sono migliaia di famiglie che non ce la fanno più. E cosa voterà la gente a Perama? Cosmos? Con l'aria che tira oggi, penso che la gente voterà Syriza, nella speranza che cambi qualcosa. Un paio di anni fa c'è stato il boom di Alba Dorata, ma poi la gente ha capito che le loro erano tutte chiacchiere e che in realtà l'estrema destra, al di là di regalarti qualche chilo di pasta, non avrebbe fatto niente per lei. E ora, per fortuna, il fenomeno di Alba Dorata è un po' in calo. Qui c'è bisogno di qualcuno che restituisca i diritti alla gente. E quando dico diritti, non chiedo la luna, ma i diritti di base: la casa, il cibo, la scuola. Lavoravo qui, ma 4 anni fa, quando è arrivata la crisi, mi hanno buttato fuori. Allora, con gli straordinari, arrivavo a guadagnare fino a 2-3 mila euro al mese. Oggi sono costretto a venire qui tutte le mattine per vedere se c'è qualcuno che mi dà un lavoretto. E vengo a piedi, perché non ho nemmeno l'euro e 20 per pagarmi il prezzo dell'autobus. Ho 3 figli, ho perso il diritto all'assistenza sanitaria, ho smesso di pagare il mutuo della casa, mi hanno tagliato la luce e me la sono riallacciata da solo, abusivamente, anche se so che rischio qualcosa. Domenica la Grecia vota. Cosa spera da queste elezioni? Dalle elezioni non mi aspetto niente. L'Europa ha fatto una politica demenziale che ha cancellato la cantieristica di tutto il Mediterraneo. Dei politici che ci hanno governati per 40 anni e ci hanno portato in questa situazione, non posso certo fidarmi. 1 milione di persone non ha più accesso alla sanità pubblica. Molta gente, per comprarsi da mangiare, rinuncia alle medicine. Nel paese sono rispuntate malattie scomparse da decenni come la malaria. I casi di tubercolosi sono aumentati del 51%. Le infezioni da HIV del 15% e migliaia di greci che hanno perso il diritto alla salute fanno la coda alle cliniche gratuite per potersi curare. Sono qui in coda per i medicinali perché la mia assistenza sanitaria si è interrotta 3 anni fa quando ho perso il lavoro. E in più ti chiedono anche di pagare le tasse. È una follia. Ho 64 anni e sono stanca e affaticata per gli anni di lavoro che ho alle spalle, ma non mi viene riconosciuto nemmeno il diritto di richiedere la pensione. Ha intenzione di andare a votare? Syriza. Perché Syriza? Perché potrebbe cambiare la situazione in questo paese. Non c'è giustizia. Ho avuto 3 datori di lavoro che, anziché pagare le tasse e gli stipendi, sono scappati all'estero coi soldi ed è stato permesso loro di scappare. Il potere è la gente, non sono i governi. In assenza dello Stato, Nikita Skanakis e i medici volontari dell'ONG Doctors of the World sono gli angeli che si occupano di queste persone. Nel corso degli ultimi 5 anni abbiamo rasentato il collasso del sistema sanitario. Prima della crisi solo il 10% dei nostri pazienti erano greci, ora sono più del 60%. Dopo un anno di disoccupazione non hai più un'assicurazione sanitaria, né per te né per la tua famiglia. Arrivano persino persone che, pur avendo ancora un lavoro, non riescono a pagare le tasse per l'assistenza sociale.
Quindi sulla carta ne avrebbero diritto, ma in pratica no. Sappiamo da dati ufficiali che circa il 40% della popolazione, in un modo o nell'altro, è escluso dal sistema sanitario. Dall'anno scorso abbiamo iniziato a vedere pazienti che non ci saremmo mai aspettati di trovare qua. Si dovrebbe supporre che sia lo Stato a coprire le spese sanitarie, ad esempio quelle per i vaccini per i bambini, ma non è così. L'anno scorso, con l'unità mobile, abbiamo curato più di 80.000 persone. Le vaccinazioni dovrebbero essere gratuite per tutti, non è così in Grecia? Teoricamente sì, ma nella pratica no. Un bambino sprovvisto dell'assicurazione sanitaria perché i genitori sono disoccupati non può essere vaccinato gratuitamente. Qui siamo sul fondo. Vediamo i più poveri tra i poveri. Contro la Santa Alleanza della Commissione europea abbiamo visto rafforzarsi movimenti politici nazionalisti, no euro, inaspriti dall'ostilità contro l'immigrazione musulmana come Pegida in Germania. Ma sulla scia di Syriza, in Spagna conosce una rapida espansione anche la nuova sinistra di Podemos, guidata da un leader divenuto popolarissimo, Pablo Iglesias. Tu hai conosciuto il leader di Podemos, Pablo Iglesias? È un personaggio brillantissimo, è un uomo che è capace di essere molto popolare, di usare un linguaggio popolare e anche a tratti populista. Quello che mi ha più impressionato, oltre a questa figura carismatica, è il movimento di Podemos. È una specie di grillismo pieno però di contenuti. Chi sono i dirigenti di Podemos? È un gruppo composto da pochissime persone, 5-6 persone, tra i quali ci sono brillantissimi sociologi, brillantissimi uomini di comunicazione, esperti di reti, ma anche economisti. E tutto è nato in fondo in una mensa universitaria, cioè nel senso che nel mondo universitario sono tutti giovani, ma sono un gruppo molto innovativo rispetto anche a Syriza, che ha una formazione più tradizionale, ha raccolto varie anime della sinistra radicale e dei fuoriusciti dei socialisti. Lì è stato fondato un movimento completamente nuovo, che molto si è ispirato a delle idee italiane. Non quali? Al movimentismo italiano. Tutto Podemos si è formato tra il G8 di Genova e il Social Forum di Firenze, e loro hanno anche una specie di anche iconografia molto italiana, che va dagli autori classici, diciamo, da Gramsci e Gobetti, neanche gli italiani leggono più Gobetti, loro sì, fino a Nanni Moretti. Pablo Iglesias è un ammiratore di Nanni Moretti, pieno di film di Nanni Moretti nelle sue. E quindi c'è tutta una, anche scherzosamente, insomma, parlano tra di loro, dicono di qualcosa di sinistra. È un movimento che per un italiano è molto interessante, è anche un po' deprimente se uno poi lo compara con quella che è la realtà tutta litigiosa e molto frammentata della sinistra italiana. Oltre che presidente dell'Unicredit, lei è anche presidente del consiglio di sorveglianza di Springer, cioè di questa grande impresa editoriale che tra l'altro edita il quotidiano popolare Bild Zeitung. E quindi avete il polso di come l'opinione pubblica tedesca viva anche questi fermenti greci, spagnoli, italiani. Bild ha fatto un'iniziativa lodevolissima, cioè un po' di settimane fa a Dresda si è costituito questo gruppo cosiddetto Pegida, un gruppo di patriotti cosiddetti europei contro l'islamizzazione dei paesi occidentali. Quindi un gruppo contro gli immigrati, un gruppo contro l'Islam, un gruppo contro tutto quello che non è europeo. Bild ha subito iniziato una raccolta di pareri da parte delle persone
più importanti e si sono espressi in maniera critica molto forte due ex cancellieri, dal cancelliere Helmut Schmidt al cancelliere Schröder, tante personalità della politica, dell'arte, della cultura, dell'industria. In pratica avete lanciato una campagna. Esatto, a seguito di questa iniziativa. Perché avete paura che invece possa far presa questo contagio di ostilità contro l'Islam, ma anche contro l'Europa del Sud? Ma direi che contro qualsiasi idea di libertà che la Germania, anche per la storia che ha, deve per forza, e lo fa con convinzione, difendere. Se oggi c'è una società democraticamente forte, questa oggi è la Germania in Europa. È pensabile che a partire dalla Grecia si sprigioni una rivolta dell'Europa mediterranea, dell'Europa del Sud, che in fondo è quella indebitata? Il problema dell'Europa del Sud, secondo me, a mio parere, è soprattutto la corruzione. Sarebbe anche auspicabile che una grossa crisi spazzasse via tutto uno. Il problema è che rischia di fortificare sempre di più gli stessi, insomma. Ora Mario Draghi e la Banca Centrale Europea corrono ai ripari, nella speranza che un massiccio piano di acquisto di titoli di Stato dei paesi più deboli possa evitare la disgregazione dell'Unione. Ma nessuno può sapere se basterà. L'Italia stessa potrebbe chiedere a breve uno sforamento del parametro del 3% nel rapporto deficit-PIL, pur di effettuare investimenti che risollevino l'economia. Ci sarà davvero la rivolta dell'Europa del Sud? Di certo gli effetti politici di un eventuale strangolamento dei paesi più poveri rischiano di essere devastanti per tutti, e non solo per la sorte della moneta unica. Non è più fantapolitica. Una nuova geografia d'Europa potrebbe emergere. La dissoluzione dei partiti che hanno guidato fin qui l'Unione non è più un evento impensabile. Grecia, Spagna, Italia, chissà. Forse, come nei miti dell'antichità, di nuovo l'Europa potrebbe rigenerarsi dalle acque del mare Mediterraneo.